azienda vinicola Colmello di Grotta. Cosa avete portato oggi? Allora, oggi abbiamo portato due vini della DOC Isonzo, un Brut metodo Chermat, un Pinot Grigio DOC Isonzo 2016. Praticamente è una nostra sfida, perché di solito producevamo un vino fermo come Pinot Grigio, abbiamo deciso di spumantizzarlo. Unici in Friuli? Come DOC Isonzo credo di sì, perché molti, la maggior parte li vendono come IGT, invece la nostra deriva proprio da uve di oltre 30 anni, esclusivamente Pinot Grigio, quindi è stata anche una nostra sfida uscire con questo vino, che è appunto un Brut, un Charmat, 90 giorni, 9 grammi e mezzo di zuccheri, ed è sicuramente una risposta vincente dal consumatore, perché si differenzia molto dalla bollicina normale. E poi abbiamo portato un altro bianco dell'Isonzo, che è un uvaggio, una cuvée diciamo di 60% Chardonnay, 30% di Sauvignon e 10% di Tokaj, con nome di fantasia San Philippe, perché deriva dal toponimo dell'azienda recupero austro-ungarico dei ronchi di San Filippo Giuseppe, quindi l'abbiamo denominato come San Filippo. Ecco, la nostra azienda è un'azienda di 15 ettari che si sviluppa attorno al Museo della Civiltà Contadina, con un 40% in DOC Olio e il 60% DOC Isonzo. Complimenti, siete abbinati al ristorante Moscardino Bistrò. Sì, esatto. E qui abbiamo la titolare. Cosa avete portato in abbinamento a questi due ottimi vini? Abbiamo portato una ceviche di tonno sgombro e marinati con limone, lime e arancio e con della cipolla di Tropea caramellata. Il piatto ti è piaciuto? È piaciuto, è stato apprezzato, e anche l'abbinamento, è piaciuto molto, ci ho fatto i complimenti, ha detto che verranno a trovarci, quindi bene. Allora vuol dire che è andata bene. Quali altre pietanze preparate? Noi siamo un ristorante a base di pesce e facciamo giusto una variante di carne proprio per accontentare un po' tutti i palati. Nel nostro menù ci può essere del gelato di baccalà mantecato, ci sono le alici 5 sapori fatte in tutte le versioni, abbiamo spaghetti aglio olio peperoncino bottarga affumicati da noi, insomma diverse pietanze.